Diminuiscono le scuole, diminuiscono le sezioni e le classi, diminuiscono gli alunni. È stato un anno nero per le scuole paritarie di ispirazione cattolica, che però resistono e rilanciano la loro presenza sul territorio, aprendosi sempre di più agli stranieri e ai disabili. I dati dell'annuale rapporto del Centro Studi Scuola Cattolica sono purtroppo impietosi. Nel solo 2015 ben 165 istituti hanno dovuto chiudere e sono in gran parte scuole per l'infanzia. Sono scomparse 709 sezioni e si sono persi più di 19.000 iscritti. Tanti indicatori negativi, ma anche una conferma: le scuole cattoliche sono il 65% delle scuole paritarie italiane. In tutto sono 8.526 istituti, 6.260 materne, 1.093 elementari, 543 medie e 630 superiori. Non sono solo numeri, sono esperienze educative che offrono un servizio pubblico indispensabile e spesso innovativo, distribuite su tutto il territorio nazionale e sempre più disponibili ad accogliere disabili e stranieri. Sono oltre 32.000 e crescono costantemente i ragazzi di cittadinanza non italiana accolti nelle scuole paritarie cattoliche, con un vero e proprio boom negli istituti di formazione professionale, dove gli stranieri sono ormai il 18% degli iscritti. E questo nonostante l'attuale sistema di finanziamento delle scuole paritarie non consenta la piena libertà di scelta da parte delle famiglie. È fermo infatti da 16 anni a 500 milioni di euro il contributo statale, aumentato quest'anno di 12 milioni per sostenere l'accoglienza di studenti disabili. Un segnale di attenzione da parte del governo è contenuto nella nuova legge di stabilità, che prevede 100 milioni di euro in più per le scuole paritarie. Un intervento apprezzato dalle scuole, che auspicano però che sia solo un passo avanti verso la piena parità scolastica nel nostro paese, come già accade da decenni nel resto del mondo.